Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di cucina, ma questa volta non vi mostro una ricetta di cucina, quindi questo non sarà un video tutorial, ma volevo condividere con voi e mostrarvi quelli che sono i miei libri di cucina e le mie riviste di cucina preferite. Partiamo subito con i libri. Il primo è questo, Ricette di pasticceria. Questo è un libro che contiene solo ricette dolci, quindi molto molto sfizioso. Si presenta in questo modo. Contiene un sacco di consigli utili per la pasticceria, quindi impasti base, glassature, tutti i tipi di decorazione possibili e immaginabili e ovviamente un sacco di ricette molto invitanti. Ci sono, vedete qua la ricetta, c'è la foto, poi ci sono delle ricette spiegate in maniera diciamo un pochino più breve e più semplice, ci sono sempre ovviamente le foto. Questo è un libro che mi avevano regalato a Natale tanto 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 tempo fa e l'ho sempre utilizzato perché comunque è molto immediato, perché come vedete qua ci sono appunto c'è la suddivisione degli ingredienti, ci sono tutte le spiegazioni, c'è la foto ed è quindi molto semplice da seguire. È abbastanza grosso, vi farà venire l'acquolina in bocca solo di sfogliarlo, perché veramente al suo interno ci sono un sacco di ricette, tutte dolci, tutte buonissime. Però insomma è un libro che vi consiglio perché è fatto veramente bene. Poi passiamo a un altro argomento, perché questa volta non parliamo di dolci, ma parliamo di pasta e risotti, pizze, focacce e torte salate. Questi ve li faccio vedere insieme perché sono della stessa collana che è Giunti Demetra. Sono praticamente dei quaderni, perché poi sono nient'altro che quaderni, con all'interno delle ricette dedicate in questo caso alla pasta e risotti e in questo caso pizze, focacce, torte salate. A me piaceva perché è abbastanza semplice e immediato capire la ricetta. Quindi, oltre alla foto, qua ci sono gli ingredienti, il tempo necessario alla preparazione e il procedimento. Ci sono tante ricette interessanti di tanti tipi diversi. Ed è fatto bene proprio per la struttura del libro. Vi faccio vedere anche velocemente quello dedicato alla focaccia, alle torte salate. Vedete, è fatto proprio nello stesso modo: ingredienti, tempo di preparazione, procedimento e fotografia. È veramente molto molto immediato. Mi piaceva questo libro perché davvero la consultazione è molto veloce, quindi se voi volete fare una cosa rapida senza perdervi nella lettura della ricetta per 10 pagine, quello davvero potrebbe fare al caso vostro in un caso del genere, quindi insomma vi consiglio anche questi. Poi vi faccio vedere un altro libro che è dedicato ai risotti ed è un libro molto vecchio, è questo, fa parte della collana I Jolly della cucina. Questo libro non è mio, è di mia mamma. Lei me lo ha prestato perché c'è stato un periodo qualche anno fa che mi ero dedicata ai risotti, mi piacevano molto i risotti, cucinavo sempre risotti di tutti i generi, quindi lei mi aveva prestato questo libro, poi è rimasto in casa mia, però comunque il suo. Anzi, mamma, se mi guardi, il tuo libro ce l'ho io, così, magari perché poi lo cerca, non lo trova. Questo è davvero molto molto bello. Anche se ha uno stile ovviamente un pochino retro, perché si tratta comunque di un libro, credo che sia degli anni 70, anni 80, insomma comunque un libro abbastanza datato, però è fatto davvero bene perché le spiegazioni sono molto chiare, le ricette che ci sono all'interno sono davvero tante, di tutti i generi, molto originali, ci sono anche delle foto ovviamente all'interno. Le foto non ci sono per tutte le ricette proposte, però insomma per quelle più sfiziose, quelle principali, comunque la foto c'è sempre ed è molto carino. Poi ogni tanto all'interno, tra una ricetta e l'altra, ci sono dei disegni. Ad esempio qua risotto con la zucca, c'è il disegno della zucca con la pentola. Insomma, anche questo è un elemento comunque carino del libro. E davvero io mi trovo molto bene con questo genere di libri, sono ottimi, veramente ottimi. Però, essendo dei libri vecchi, io non so se si trovano ancora, forse li trovate usati, ma non credo, forse mi sbaglio, però non credo che li abbiano più fatti nuovi. Però,
Però insomma, se vi capitassero anche usati, io vi consiglio magari di prenderne almeno uno e di darci un'occhiata perché davvero sono fatti molto bene. Poi, un altro libro che volevo mostrarvi, sempre dedicato ai risotti, è questo, che io dico un libro, ma in realtà è più un quaderno dedicato ai risotti. Sono, quei libri delle edizioni del Baldo, che sono davvero belli perché all'interno sono, scritti in questo modo, sembrano un po' come i vecchi quaderni della nonna scritti a mano. Sapete quando le nostre nonne prendevano il quaderno e scrivevano magari la ricetta, poi la riponevano nel cassetto della cucina? Ecco, a me fa un po' venire in mente questo libro, perché ha questa scrittura un po' in corsivo e anche la parte comunque stampata, scritta in stampatello, è comunque scritta con un carattere che ricorda comunque un po' la scrittura a mano. Poi ci sono veramente delle belle figure dentro, perché vedete ci sono dei bei disegni. E questo, insomma, io l'ho preso perché mi piaceva davvero come era fatto all'interno. Quindi, più che per le ricette in sé, che comunque sono interessanti, sono tutte da provare, però in questo caso mi piaceva davvero proprio lo stile che ha questo quaderno. Quindi l'ho preso più per quello che per il contenuto. Però anche il contenuto comunque è interessante perché le ricette sono buone comunque, quindi sono da provare anche queste. Gli ultimi due libri che vi voglio far vedere sono questo, Cucinare con piacere, è un libro che ho comprato usato al mercatino dell'usato della mia città, costava veramente pochissimo, forse l'ho pagato 2 euro e considerando che è un librone grosso formato A4 veramente era un prezzo ottimo, quindi l'ho preso e ha delle figure molto belle all'interno, poi c'è per ogni ricetta ovviamente la spiegazione con la procedura, eccetera. Ed è spiegato in un modo molto molto semplice, perché io con questo libro sono riuscita a realizzare delle ricette che magari provavo da anni, ma poi non mi venivano mai come volevo io. Invece con questo libro sono riuscita addirittura a farmi venire la zuppa inglese come volevo che venisse. Quindi insomma sono soddisfatta di questo libro. Un altro veramente molto molto carino e interessante è 1000 ricette da provare nella vita per essere felici. Qua ci sono 1000 ricette, come dice il titolo, non ci sono foto perché si presenta in questo modo, quindi è tutto in bianco e nero con la vostra ricetta, gli ingredienti e il procedimento, quindi magari è meno attrattiva dal punto di vista, diciamo, visivo perché non ci sono fotografie, però le ricette all'interno sono molto interessanti da provare, molto buone. Io ne ho già provate parecchie di questo libro e devo dire che sono sempre rimasta soddisfatta. Quindi anche se non ci sono foto, è un libro molto molto valido. Poi, ragazzi, ho detto che ne avevo solo due ancora, ma in realtà volevo farvene vedere ancora altri due perché li avevo dimenticati da questa parte. Uno è La cucina genovese, 350 ricette della tradizione, appunto della cucina genovese. È un libro che mi ha regalato mia mamma a Natale di un bel po' di anni fa. Ed è molto carino perché comunque vabbè c'è la ricetta all'interno, poi ci sono delle foto in bianco e nero, ma è molto bello perché ci sono all'interno tutte le ricette di, insomma, della tradizione genovese, anche quelle magari non così conosciute, non così famose, e qui ci sono e sono spiegate in maniera molto semplice. Quindi insomma anche questo è un libro che eventualmente vi consiglio se vi interessasse la cucina genovese. L'ultimo libro che vi faccio vedere è questo, Artusi 2000 con i consigli del dietologo. Anche questo è un libro che io avevo comprato al mercatino dell'usato della mia città. È un libro abbastanza spesso, come potete vedere, formato A4, quindi è veramente un librone grosso e l'avevo pagato 5,60 euro, quindi lo avevo preso subito perché è un libro che diciamo che il prezzo di copertina era molto più alto. Al suo interno si presenta in questo modo. Ci sono dentro le ricette, il procedimento, gli ingredienti e poi ci sono i consigli del dietologo. Quindi per ogni ricetta proposta sono indicate le calorie, tutti i consigli del dietologo, quindi se c'è colesterolo, insomma per la glicemia, in quale tipo di patologia può essere consigliata o sconsigliata quella ricetta. Insomma, è molto interessante anche da questo punto di vista. E questo era l'ultimo libro. Passiamo alle riviste.
mie riviste di cucina preferite che io compro, non sempre in realtà, perché non sono sempre lì a comprare riviste di cucina, però ogni tanto, quando mi capita di voler comprare una rivista, io scelgo quelle che sto per mostrarvi perché a mio avviso sono fatte molto bene, sono molto semplici e immediate. La prima è questa, Guida Cucina, e per ogni giorno propone un menù diverso. Quindi c'è la ricetta del lunedì, del martedì, del mercoledì, insomma si presenta in questo modo con le foto, la ricetta ed è veramente carino, mi piace perché ogni giorno appunto propone una ricetta diversa e quindi stimola molto la fantasia e non è assolutamente ripetitivo. Poi mi piace anche molto Cucina Moderna, io questo l'ho preso perché mi sono rimasta molto attratta dalla copertina, quindi l'ho comprato pochi giorni fa e c'è questa crostata di fichi, vi avvicino così la vedete, che volevo provare a realizzare, quindi più che altro l'ho preso per questa, però insomma al suo interno contiene comunque delle ricette molto interessanti, adesso sto aprendomi, sta venendo fuori solo pubblicità ovviamente. Ecco, qui ci sono le ricette, ci sono le fotografie, quindi insomma anche questa è una rivista molto carina. È spiegato in un modo abbastanza semplice, ci sono tutte le fasi della ricetta, il procedimento spiegato con parole semplici e immediate, quindi anche questa è una buona rivista. Un'altra rivista che mi piace molto è Cucinare Bene, in questo caso l'ho presa perché c'erano i dolci dedicati all'autunno. Anche questa è una rivista che mi piace perché oltre alle foto che sono molto belle, la ricetta è spiegata passo passo, quindi ci sono proprio tutti i procedimenti della ricetta ed è veramente insomma interessante, fatto bene anche questo. E l'ultima rivista che vi faccio vedere è Torte della Nonna, è dedicato a torte, biscotti e dolci che sono considerati quelli della nonna, diciamo, le ricette della nonna. E qua vabbè c'è la foto, poi qua c'è ovviamente la ricetta. Alcune hanno in aggiunta delle idee o delle varianti sulla ricetta tradizionale. Sono spiegate in maniera semplice, immediata, veloce, quindi insomma veramente alla portata di tutti. E questa è un'altra di quelle riviste che ogni tanto mi capita di comprare e che vi consiglio. Bene ragazzi, questa era l'ultima, spero di avervi tenuto un po' compagnia, di avervi dato qualche consiglio utile, magari qualora vogliate comprare un libro di cucina o una rivista, magari non siete tanto sicuri di quale andare a prendere, spero insomma di esservi stata utile in qualche modo. Se vi va nei commenti, magari fatemi sapere quali sono le vostre riviste di cucina preferite, i vostri libri di cucina preferiti, magari consigliatemi qualche libro se per caso lo ritenete fatto bene, lo ritenete utile. Vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, se vi è piaciuto il video mettete un like, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!